Buonasera, pro e contro, numero davvero speciale, lo capirete perché abbiamo un parterre mai così ricco come quello di questa sera. Dopotutto siamo verso la fine della stagione, si avvicinano i verdetti e un verdetto in particolare è molto atteso, è un verdetto vicino, quello del Teramo, però insomma è bene non precorrere i tempi, ma la squadra continua a far sognare e sta andando benissimo anche la prevendita per la gara in trasferta di Prato, che sulla carta è un primo match ball, anche se poi la vittoria del Teramo non basterebbe da sola per la promozione. Però insomma commenteremo la fase attuale del Teramo, ma apriremo le nostre finestre anche sull'Aquila, sulla Serie D, perché c'è davvero tanto di cui parlare e quindi abbiamo tanti ospiti questa sera, partendo da un sempre più euforico, carico a pallettoni, Francesco Di Francesco. Salve a tutti, buonasera. Euforico, devo fare capriolo pure qua. Capriolo, sì, certo. È capriolo, insomma, quello che fa si fa al campo, alla partita. Va bene, adesso diamoci va bene, una parvenza di contegno. Chi fa quasi le caprioli in campo, ma in questo momento è davvero tra i giocatori migliori, anzi non in questo momento, lo è dall'inizio dell'anno, non perché faccia gol ma perché fa tutto il resto, Diego Cenciarelli, centrocampista del Teramo. Buonasera. Ciao Diego. A tutti. Buonasera, un assoluto protagonista di questa stagione biancorossa e gli vanno fatti i complimenti al buon Diego. Alfredo Natari, direttore generale del San Nicolò, buonasera Alfredo. Buonasera, grazie. Bentornato a TV6, grazie. In piena lotta per i playoff a questo punto, la salvezza, abbiamo stracciato il foglio. La salvezza l'abbiamo archiviata. Adesso ci prendiamo qualche soddisfazione per l'alta classifica. E ci mancherebbe altro. Poi, allenatore della Renato Curi Angolana, ma in questo caso a pro e contro soprattutto come bandiera del Teramo ed ex capitano, Ercole Deustacchio, buonasera mister. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera Ercole Deustacchio, e poi il collega del centro Gaetano Lombardino, buonasera. Ciao, ciao Andrea, Gaetano. Buonasera a tutti. Allora, c'è l'imbarazzo della scelta, però parto da Diego perché voglio sapere... Qual è il tuo stato d'animo? Quali sono anche le tue emozioni dal punto di vista personale? Perché stai vivendo un momento che ti auguro di poter ripetere prossimamente, magari con questa maglia, magari con altre maglie, ma per molti questo è un momento irripetibile che tu stai vivendo alla giovane età di 22-23 anni. Come le stai vivendo, ma questo? Sicuramente c'è tanta attesa. Siamo vicini, ma non ancora del tutto, appunto è matematico che vinciamo questo campionato, quindi dobbiamo solamente stare sereni, tranquilli, con la massima appunto serenità e continuare a fare quello che abbiamo fatto fino ad ora. Spero che non abbiate fatto le tabelle. No, assolutamente. Se guardavamo... Cioè l'unica tabella deve essere che la prossima sono 3 punti. Ma bravo. Questa è la mentalità giusta, è chiaro che se uno pensa a quello che deve fare l'Ascoli o appunto altre squadre non va bene, quindi ognuno guarda in casa sua, credo. Vado da Ercole Deustacchio, da ex capitano, da bandiera del Teramo, e dall'esterno come si vivono queste emozioni? Peraltro Ercole Deustacchio è stato allo stadio proprio per la gara con la Lucchese, stadio diverso rispetto a quello dove giocavi. Il vecchio comunale. E, insomma, che ambiente ha ritrovato Ercole Deustacchio? Ma ho trovato un grandissimo ambiente, un grande entusiasmo. Ho visto una squadra molto motivata, molto convinta, che gioca bene. Un gran primo tempo, veramente una gran bella squadra. Come ha detto il ragazzo, bisogna rimanere concentrati e continuare a fare quello che hanno fatto fino adesso, perché... Il cammino non è difficile, però bisogna rimanere concentrati. Oltre 5.000 presenze allo stadio. È stato un bel vedere, sicuramente, perché tutta quella gente, forse nemmeno negli anni della C1, al vecchio comunale, c'erano. Quindi sarà sempre più bello se questo sogno si avvera, sicuramente. La prima cosa che ha pensato Ercole Deustacchio è appena entrato allo stadio, appena si è accomodato. Mazza. Sì. Sì, è stato un bel vista d'occhio e ho pensato subito al presidente, perché in 5-6 anni è riuscito a stravolgere quello che era il Teramo Calcio, e questo è un grosso merito del presidente e di tutta la società, che sicuramente ha fatto un ottimo lavoro. E poi
Ercole D'Eustachio, che ora sta guidando una società comunque importante come la Renato Curangolana, sa quanto ad esempio è difficile vincere anche un campionato di eccellenza, lo sa bene anche Alfredo Natali che ci è riuscito due volte con il San Nicolò, però poi ci sono tanti esempi che si possono fare di società che soffrono, basti vedere attualmente l'Avezzano che domenica scorsa si è salvato per il rotto della cuffia, quindi poi ottenere certi risultati non è per nulla facile, neanche nelle categorie tra virgolette più basse. Vincere è sempre molto difficile, però chi ti fa il percorso, chi ti dice la strada è sempre la società. Una società organizzata, una società che ha le idee chiare, una società vincente, alla lunga riesce a vincere. Poi il resto si adegua, però penso che dalla testa venga i buoni propositi. Gaetano, è stato il primo tempo più bello di tutti gli altri giocati dal Teramo, quello contro la Lucchese, che giudizio dai di questa partita? Sicuramente, credo che il 4-1 del primo tempo sia stato proprio uno spot, no? Da categoria appunto superiore, perché ripeto, poche volte avevo visto quell'intensità, quella qualità messa in campo dalla squadra. E nel secondo io credo ci sia stato proprio un calo mentale, perché comunque quando vai 4-1 a fine primo tempo mentalmente qualcosa la paghi, e quindi io credo che il Teramo, se si esprimerà non così, non pretendo questi livelli, però più o meno così, io credo che anche a Prato si possa far bene. 392-623-7060, tu sei pronto alla trasferta, Gaetano? Come sono pronti i tifosi del Teramo? Siamo quasi sui 700 biglietti staccati per questa trasferta, che peraltro non è neanche così vicina, ma evidentemente insomma il fuoco della passione sta alimentando il tifo biancorosso ed è giusto che sia così. Alfredo Natali, come vive questo momento dei cugini del Teramo, tenuto conto che anche il San Nicolò in Serie D sta facendo molto molto bene? Beh, è chiaro, i fari puntati sulla Teramo Calcio, perché stanno vivendo, attraversando e sognando un risultato che è storico per la città, da teramano insomma dico che è un evento incredibile, una possibilità per la città di Teramo, per tutti i tifosi teramani che finalmente tornano allo stadio in maniera copiosa come ai vecchi tempi. Questa è una squadra che ha riportato tantissimo entusiasmo, lo si vive quotidianamente in città, quindi insomma è una bella cosa, un momento importantissimo per la città di Teramo a livello calcistico. Noi facciamo la nostra parte, certo, perché anche noi insomma stiamo vivendo un buon momento. Se non aveste perso tutti quei punti per strada, che forse non è il caso di rivangare, ma sì, no, vabbè, però insomma il campionato che compete a San Nicolò è questo. Noi, il nostro obiettivo era fare bella figura, farci vedere, mettere in mostra dei ragazzi, far conoscere ulteriormente la società, competere a pari livello con grandissime piazze, quindi direi che l'obiettivo e San Nicolò è ampiamente raggiunto. Sto facendo scaldare per Benino Francesco, però voglio chiedere a Diego, la città come la stai e la state vivendo, vi state un po' nutrendo di questo entusiasmo? Ma io cerco di isolarmi un po' da tutto, anche se comunque quando vai al bar o a prendere un caffè la gente ti ferma, oppure diciamo che c'è fermento, c'è molta attesa per questa partita che domenica. Tu proglissi perché dici fino a che non arriva il traguardo. È chiaro, uno non può cantare vittoria fin da ora. Ancora ci sono, nella nostra mente, nella mente della squadra, ci sono quattro partite da disputare. Poi quello che viene prima, se viene, è tutto di guadagnato. Quante interviste hai fatto a Ercole D'Eustachio, Francesco? Credo, abbastanza. Abbastanza. Com'era da intervistatore? Abbastanza. Begliani anche quelli. Era pungente. A volte sì, a volte Begliani, non ce lo vedevo. Allora, lui, a proposito di San Nicolò, Massimo Epifani, al quale vanno fatti i complimenti, oltre che logicamente la società, e altri ex sostengono che magari intanto ancora hanno la pazienza di sentirmi per qualche istante. E continuano a sostenere che prima ero peggio di adesso, adesso mi mamma sono mia calmato, è vero? Direi, Alfredo, più doce, Alfredo, più doce. Direi proprio di sì. Alfredo, vabbè, ma comunque
Prima sai, sai che stavo pensando? No. A proposito di Scaldari, che è vero, è stato il miglior primo tempo del... Quindi sei d'accordo con chi ha detto questo? Sì. Il miglior primo tempo. Punto. Primo tempo. Poi ci infatti sono la domanda che ha fatto prima, esatto, Gaetano era sul primo tempo. Ma poi ci sono stati in questa stagione, soprattutto negli ultimi mesi, dei secondi tempi a livello del primo tempo di Teramo Lucchese. Ah. O partite a livello intero, a livello di primo tempo di Teramo Lucchese. Ripenso alla partita con il Pisa, anche se non vinta, contro il Pisa di quel momento lì, sì, non il Pisa di oggi, che come è totalmente il... sgonfio. Teramo, tu, anche se sei un ragazzo, se dico delle fesserie, sei autorizzato, caro Cenciarella, a intervenire. A entrare, no, lei ha sbagliato. Duro, anzi, lei, ha tu hai sbagliato, puoi dire. Il secondo tempo con il San Marino, primo tempo fummo sorpresi tutti da questo San Marino, certo, aggressivo, ben messo in campo. Il secondo tempo praticamente facciamo girare la testa. Il secondo tempo con il tutto cuore, ripeto, mi sto fermando alle ultime, l'ultimo partite mese. Questa conferma che questa è una squadra che ha delle risorse. Tu non ci vuoi mettere il secondo tempo con la Carrarese, ad esempio? Bravo, non ci stavo a pensare, il secondo tempo, bravo, il secondo con la Carrarese, la partita di Gubbio. Certo. E stiamo parlando di più partite, quindi di avversari di vario, di spessore diverso. Ma questo lo sto dicendo perché, e concludo velocemente per non togliere spazio agli altri, tanto ci sto quasi sempre, e quindi se non lo dico oggi una cosa la posso dire la prossima settimana, questa conferma della caratura, della grossa caratura tecnica e tattica di questa squadra, della grande condizione atletica. Questa è una squadra che non ha avuto mai un momento di calo, di reale cedimento, atletico, di cedimento per uno o due partite. Il secondo tempo con la Lucchese, cedimento mentale, non fa storia, non è stato nemmeno un cedimento, qua puoi intervenire se dico le fesserie, va tranquillo, non è stato nemmeno un cedimento, è stato un insieme tra l'aver speso moltissimo il primo tempo e vincere 4-1 è nella natura di qualunque giocatore, di qualunque grande squadra, di rilassarti magari senza rendertene conto, e poi insomma quelli hanno fatto. Vi siete rilassati? Avete pensato un po' troppo ad amministrare? Ma... pensavate cosa sta facendo l'Ascoli mentre voi eravate sul 4-1? A parte che ci aggiornava il pubblico col boato ogni tanto. Non toccare il tasto del pubblico perché era partito anche un 2-0 alla fine. Non importa comunque. Quindi un cedimento... Sì, credo che sia stato mentale. Va bene, andiamo a vedere la scheda, poi la commentiamo insieme. Subito i conti al più presto. Mentre il tecnico Vivarini giustamente e saggiamente resta concentrato sulla singola partita ed ora ha in mente solo e soltanto il Prato, il presidente Campitelli e il DS di Giuseppe a questo punto parlano di traguardo da tagliare quanto prima. Della serie niente calcoli, a Prato si va per i 3 punti, un po' perché nei precedenti campionati vinti il Teramo ha sempre faticato a chiuderli, benché sembrassero conseguiti da settimane, se non mesi. Ma non solo per questo. Dopotutto il primo tempo stratosferico con la Lucchese dice che la squadra sta benone, sprizza condizione fisica e gioca da tutti i pori. Semmai solo nella ripresa, quando il Teramo ha voluto amministrare, pensando di aver già chiuso la partita, ha prestato il fianco alla rimonta toscana per poi sfiorare la quinta rete nel recupero, cioè nel breve periodo di tempo trascorso con un solo gol di vantaggio. Quindi, se la squadra gioca senza speculare, non ce n'è per nessuno. Ecco perché anche a Prato la squadra sarà concentrata per l'intera posta, il tutto senza sottovalutare i Lanieri, che hanno elementi di indubbio spessore, su tutti la coppia d'attacco Bocalon-Fanucchi. Sono motivatissimi dalla lotta per evitare i play-out e al Lungo Bisenzio hanno già bloccato la Reggiana e battuto l'Ascoli. Quello stadio, il Lungo Bisenzio, pronto ad accogliere il migliaio di tifosi biancorossi pronti all'esodo per quello che sulla carta è il primo match ball, anche se al Teramo non basteranno i 3 punti, essendo necessaria anche la sconfitta di un Ascoli che è vero essere in crisi di risultati, ma al Del Duca non ha mai perso e riceverà una Carrarese anch'essa in evidente calo. L'ultimo turno di campionato ha fatto tramontare poi le speranze di rimonta a playoff dell'Aquila. A Pistoia, contro una squadra che certo non se la passava bene negli ultimi tempi, la compagine del capoluogo ha steccato. Imperdonabile aver sbagliato l'approccio alla gara. L'Aquila ha giocato benissimo poi per circa 20 minuti, dal gol subito al pari di Pacilli.
pagato a caro prezzo. Una partita poi per circa 20.000 che è l'immagine di una stagione da incompiuta, perché se è vero che al momento l'Aquila sta conquistando una posizione di classifica nella terza serie fin qui mai ottenuta, è pur vero che le aspettative che si erano generate erano in parte diverse, così come è vero che in molti casi l'Aquila non si è espressa al massimo più per suo demerito che per merito altrui. Ora non resta che chiudere con dignità la stagione e ripartire, possibilmente non da zero, per non cancellare in toto questa stagione. Un nucleo di giocatori può essere salvaguardato e chiaramente potenziato se si vorrà salire di livello. Allora, Gaetano, che segue molto molto da vicino le vicende del Teramo, abbiamo ricordato nella scheda che storicamente il Teramo di Campitelli, quando deve chiudere il campionato, stenta un po'. Forse questo è un caso un po' diverso, perché questo campionato sta vedendo una lungola fine del Teramo. Gli altri campionati c'era una situazione consolidata che però stentava a materializzarsi poi con la matematica. Ci vedi qualche parallelismo? È anche questo un ulteriore incentivo a chiuderla subito anziché aspettare? Perché... Ma guarda, secondo me è un ulteriore incentivo, perché comunque prima la chiudi in questi casi, soprattutto poi quando l'onda è buona, no? Quindi nel periodo buono del Teramo meglio è. Chiaro che la partita di Prato nasconde delle insidie, però è altrettanto vero che non dipende solo da te, perché c'è solo una combinazione affinché tu domenica possa già essere promosso. Per cui io credo che il Teramo innanzitutto non deve avere fretta, deve giocare con molta calma a Prato, poi vediamo quello che succede. Chiaro che forse un piccolo vantaggio è anche quello di scendere in campo sapendo già il risultato dell'Ascoli. Potrebbe essere vantaggio questo un o piccolo svantaggio? Vantaggio. Ma secondo me domenica, forse dipende da quello che fa l'Ascoli. Domenica, essendo la quart'ultima di campionato, può essere ancora un piccolo vantaggio. È un vantaggio perché qualunque cosa fa l'Ascoli, il Teramo sa che deve provare a vincere. Io rispetto sempre l'avversario, quindi deve provare a vincere, ha le risorse e le qualità per riuscirci, e quindi qualunque cosa farà l'Ascoli, il Teramo deve giocare come se non sapesse quel risultato, anche se è facile dirlo e non altrettanto facile da realizzare. Però è un vantaggio. E tra l'altro sarà anche l'ultima partita che si gioca sapendo il risultato dell'altro. Si gioca tutti insieme. I giocatori giustamente non fanno tabelle, ed è giusto che non le facciano. Tu qualche tabella l'hai fatta? È chiaro che il giochetto delle tabelle, soprattutto per noi che dobbiamo scrivere, si fa. Tu l'hai fatta, Francesco. Va bene, fammi sentire Gaetano se ha fatto. Secondo me, per come si sta delineando la situazione, la partita in casa col Pontedera diventa quella più probabile per decidere il tutto. Ok, con quale dinamica secondo te? Pareggio a Prato e vittoria col Pontedera, sperando che l'Ascoli non vinca una delle prossime due partite? Oppure vittoria? No, secondo me vittoria e vittoria nel prossimo turno, poi nell'altro l'Ascoli ha una brutta trasferta effettivamente, quindi lì si potrebbe... Indipendentemente poi dalla trasferta dell'Ascoli, se il Teramo domenica fa lo stesso risultato dell'Ascoli, poi in casa basta che batte il Pontedera e non gliene frega più. Poi è incolmabile. Comunque le tabelle non servono. Ma non ho fatto una tabella che a questo punto certamente il Teramo... Che tabella avevi fatto? Non me la ricordo a memoria, ma certamente non avevo dato al Teramo 7 punti di vantaggio a 4 giornate dalla fine, con tutto l'amore, la passione e tutto il resto, insomma, quando si fa una tabella a 2 mesi, 3 mesi alla fine del campionato, per divertirsi ci vuole un minimo di, come devo dire, di obiettività, di gol. Nulla faceva prevedere che il Teramo potesse accelerare come ha accelerato, continuando a giocare sempre meglio, e nemmeno l'Ascoli che si fermasse come si è fermato. Ecco, di Eustacchio ho qualche curiosità, Mario, nei confronti di Diego Cenciarelli, il passato e il presente del Teramo, o vuoi intervenire, mister? No, io vorrei intervenire sulle tabelle. Sì. Secondo me bisogna vivere alla giornata e ripetere il primo tempo di domenica, non pensando ad altro, perché nel momento in cui nel calcio cominci a pensare sono gli altri che giocano e tu vai in difficoltà. Il Teramo domenica nel primo tempo, io perlomeno ho visto una grande squadra che è capace di mettere in difficoltà chiunque, quindi si deve concentrare, secondo me, a ripetere quella prestazione lì. E forse nel secondo tempo a gestire meglio la gara con un po' di possesso palla, senza
tirare i remi in barca e pensare che la partita è già vinta, perché secondo me è stato un discorso solo mentale. Tre gol di vantaggio lì era davvero... Sì, può capitare, però poi nel 4-3 ho visto gli ultimi 5 minuti che si è rimesso a giocare e ha avuto un'altra possibilità per fare il quinto gol, quindi è a dimostrazione che è solo un discorso mentale. Io penso che il Teramo ha fatto un grandissimo campionato, deve continuare a fare quello che ha fatto fino adesso, non preoccupandosi né dell'Ascoli né del Prato, deve andare in campo con la stessa mentalità di domenica, di una squadra che c'ha fame, c'ha il risultato vicino, l'obiettivo vicino, deve essere avvelenato su tutti i palloni e cercare di vincere le partite, punto. Questa è la classifica che vede l'aggiornamento del recupero di oggi. E così con i recuperi siamo a posto. Pistoiese Sant'Arcangelo 0-0, quindi 4 squadre a 39 punti, proprio Pistoiese Sant'Arcangelo, più Gubbio, più Grosseto. E il Prato, come vedete, prossimo avversario del Teramo, è al momento la prima squadra che farebbe i play-out. La seconda squadra è il Forlì, che giocherà all'Aquila sabato. Il Savona ieri ha subito la penalizzazione, quindi scende da 35 a 33 punti, e quindi la squadra ligure, che giocherà col Teramo alla penultima, non solo si complica la strada per uscire dai play-out, ma deve guardarsi anche alle spalle, perché il San Marino è in ottima risalita, e quindi insomma... Francesco, qualche tifoso in più ce l'abbiamo sicuro in nelle prossime due giornate. A Savona. Savona, secondo me a Savona, certo. Tutti quanti si augurano che il Teramo vinca a Prato, così tra l'altro si ferma il Prato. Certo. Vince poi con il Poldedera, dice così sono promossi, quando vengono qua vengono da una settimana di baldorie e possono anche perdere. Certo. Diego, tu insomma sei legato contrattualmente al Teramo, è chiaro che ora la testa è a cercare di vincere il campionato, ma è chiaro che insomma, anche in giro tifosi si chiedono, oltre ai due attaccanti, anche il destino dei vari giocatori che sono protagonisti di questa attuale cavalcata. Tu ti vuoi sbilanciare? Te la senti di dire già qualcosa? No, al momento guarda, credo che sia la cosa meno importante di cui parlare. Comunque il contratto è fino a giugno 2016, ossia sei un giocatore del Teramo. Sì, sono un giocatore del Teramo. No, che siccome... Però, si dire però che... tu ti immagini. Ma questo se fa una cosa, digli. No. Questo sette volte te lo chiedo. Non gli chiedo del contratto, chiedo perché mi piace anche. È un giocatore che sta dimostrando il suo valore. In Serie B. No, io voglio sapere se lui si immagina e come si immagina in Serie B, perché è giusto sognare. Hai visto? Lo dice anche il presidente Campitelli. Per favore, digli, mi immagino in Serie B con la maglia del tempo, se no alle 11 stanotte chiama ancora qua. Non lo posso dire ancora, purtroppo. Allora Francesco, fai una domanda. No, io do la risposta, io la faccio a fare la domanda. È ovvio che si augura di restare al contratto. No, io voglio sapere se lui si immagina, ogni tanto si ferma e si immagina o con la maglia del Teramo o senza la maglia del Teramo a calcare un campo di Serie B e dice magari incontro questo giocatore, incontro quest'altro giocatore. Sì, ma ti pare quello che non ci ha pensato. È quello che sto dicendo. Però ufficialmente non si dice. Intanto c'è il contratto. Stasera io pensavo che fosse ancora in prezzo. Stasera ho appurato che Cenciarella ha il contratto con il Teramo fino a giugno 2016. Questa è un'altra bella notizia. Bellissima notizia. No, io lo volevo portare, siccome lui è comunque delle parti di Perugia, ci potrebbe anche scappare una partita in cui lui gioca contro il Perugia. Io penso che questa è una cosa che tu l'hai pensata, la sogno ogni tanto. Adesso ti do un'anteprima, non si dovrebbe dire. Ah, il Perugia quest'anno va in Serie A comunque. Vedi, ti ha fregato, perché tu stavi per dare la sua risposta e lui ha detto da tifoso del Perugia va in Serie A. Tutti auguri. E quindi se sale il Perugia, il Carpi... dunque è uscito già già hanno preparato il calendario della prossima stagione. Cioè? La prima giornata giochiamo a Bologna e la seconda viene il Cagliari. Cioè stai dicendo che il Bologna non sarà in Serie A? Andiamo, vai avanti con le cose normali, perché per andare avanti mi fate dire le fesserie più nere. Comunque, ho capito. Loro le tabelle non le faccio io, sogno, fantastico. Io già sto a giugno. Va bene, allora io sulle tabelle torno da Gaetano, perché comunque vedo anche sul giornale Il Centro avete pubblicato insomma, questi calendari comparati. Una valutazione di questi due cammini. Ma guarda, a sensazione mi sembra che quello dell'Ascoli sia più insidioso, quantomeno, perché comunque la penultima giornata c'è il derby con l'Ancona.
Poi ovviamente lo scontro diretto all'ultima, e come ti dicevo prima, la trasferta di Sant'Arcangelo classifica la mano, è tosta. E quindi 3 partite su 4 non sono di sicuro a favore dell'Ascoli. Facciamo una cosa, se Gianni è già pronto, vediamo qualche messaggio da casa, perché chiaramente l'entusiasmo c'è. Leggilo tu, dai, Francesco. Oh, il nostro caro tifoso, dice, è eccezionale questo, Ercole. È un messaggio che da un paio di mesi. Però scusami, ora l'amico da casa sì, dovrebbe... Non ci faccia caso, non si preoccupi, Andrea Costantini pubblicamente conferma, è un ragazzo bravissimo, però non la posso dire la frase in dialetto perché insomma, è un pochettino spinto e volgare per far capire. Siccome il campionato finisce il 9 maggio, lei, caro tifoso del Terni e telespettatore, continua a scrivere che porta anche bene, il 10 maggio non succede. Ma se succede, oddio che... Andiamo avanti. Oddio che roba. Il 10 magari Diego sarà a fare. Vabbè. Cenciarello, 24 o un matrimonio, vedi che vogliamo fare. È il tifoso che avverte sempre i giocatori del Terni. Sì. Ci stanno passando un po' tutti. Diego, tu il 24 stare al mare? No, sto ancora a Teramo. Sarai ancora a Teramo, sarai. Sono i playoff. Oh, allora, Petrone ci crede, Lovato ci crede, Bellini oltreoceano ci crede, Grassi ci crede, Perez ci crede, la Rosa al completo ci crede, il Sindaco ci crede, tutto il Piceno ci crede. Insomma, loro credono e noi festeggiamo. Per il grande DC, posto che l'Ascoli vince sicuro con la Carrarese, chiudiamo la pratica già a Prato giocando per vincere e senza accontentarci. Roberto Ne. Non so... Voglio sentire un attimo Gaetano, tu queste dichiarazioni comunque da Ascoli un po' le tieni d'occhio, ci credono veramente o più sono delle dichiarazioni di facciata? Ma io credo che in questo momento le dichiarazioni di facciata facciano tanto, io credo che siano più di facciata perché il vero obiettivo dell'Ascoli per come stanno andando le cose è difendere innanzitutto il secondo posto, perché la Reggiana è lì. Poi è ovvio che ti vengono a dire ci voglio credere, ci credo, è scontato questo, però secondo me sono più di facciata. Hanno confermato l'anni, hanno prolungato l'anni, sì. Probabilmente prolungheranno il contratto anche a altri calciatori che hanno fatto bene, probabilmente si pongono le basi o se riescono a salire in qualche modo quest'anno, oppure pongono le basi per ricostruire l'anno prossimo una squadra che rifaccia la categoria vincendo. Secondo Alfredo Natali sono dichiarazioni di facciata? Come... Beh, sono dichiarazioni che devono fare naturalmente perché hanno ancora questa possibilità di riagganciarsi. Però sono d'accordo con Gaetano che devono anche cominciare a gestire il campionato per i playoff, perché la Reggiana non è... Certo. Così distante. Anzi, al momento sarebbe proprio quello l'accoppiamento, poi, proprio Ascoli Reggiana. Poi, insomma, l'ultima parte di campionato è stressante, bisogna prepararsi per le gare di spareggio playoff. Beh, insomma, non vorrei essere nelle... Cioè, c'è tra il finire bene... Preferisco immedesimarmi nella posizione del Teramo, non dell'Ascoli. E poi Ascoli, insomma, sappiamo tutti, è una grande piazza con una pressione notevole, società sicuramente fortissima, comunque ha dichiarato insomma, quando la proprietà nuova entrò che era loro intenzione per 2-3 anni tentare le scalate alle categorie superiori. Certo. Tant'è che pare che il presidente Bellini sia sorpreso di tutte le critiche che gli sono piovute addosso, non direttamente a lui, comunque alla squadra. Bisogna dire questo, onestamente, che hanno trovato un Teramo straordinario, perché il Teramo credo che non abbia sbagliato nulla in campo e fuori dal campo. È l'avversario che nessuno si aspettava. Nessuno si aspettava, che ha tutti i vantaggi. Beh, anche noi l'anno scorso non partimmo... Certo. Come favoriti del girone, poi facemmo un po' quello che il affari spenti sta facendo quest'anno. Vi siete ritrovati lì in alto con dei giocatori che sono cresciuti in maniera impressionante. Questo va dato atto a chi li ha scelti, al tecnico, Chiacchiarelli, e alla società. Mi viene in mente che... Ah, da noi sì, adesso parlavo... Ah, ti riferisci al parallelismo con Coltero? Beh, di fianco è un giocatore che...
è forse il simbolo, no, della continuità e la crescita. Che a me piace moltissimo perché mi fa pensare al nostro capitano Nino Petronio, insomma, no? Perché con anni, con un po' di anni in lui più, però, chiaramente molto più giovane. Però ha quella dinamismo, quella forza, quella voglia di agguantare tutti i palloni. Certo. Ecco Diego, che stagione è stata questa attuale proprio da un punto di vista personale? Tu venivi dalla stagione già molto positiva dello scorso anno, doveva essere, non dico la stagione della consacrazione, ma comunque quella della continuità. Intanto come la valuti questa stagione dal punto di vista proprio personale, al di là del risultato di squadra? Ma sicuramente ho fatto una buona stagione, è chiaro che io sono un ragazzo molto umile, mi piace sempre migliorarmi e giorno per giorno e cercare di arrivare ai miei obiettivi. Lo scorso anno hai sperimentato probabilmente nuove cose, sempre cercando di mantenere comunque le tue qualità principali. Ma sì, il cambio di modulo all'inizio magari non mi andava molto giù perché comunque con il 4-4-2 diciamo era più consono alle mie caratteristiche, però andando avanti comunque mi sono adattato e me lo sto facendo piacere. Io ricordo lo scorso anno spesso ti piaceva avere palla al piede, ora tu passi per essere un giocatore che corre, recupera pallone, però io ti ricordo lo scorso anno spesso anche cercavi di impostare, avevi molto la palla tra i piedi, a volte qualcuno ti diceva ma magari bisognerebbe smistarla un po' prima. Hai avuto delle evoluzioni anche da questo punto di vista? Hai perfezionato anche questo modo di fare? Ma quest'anno c'è Amadio che gioca a occhi chiusi. È diciamo l'esempio del mediano davanti alla difesa, Stefano. Gioca anche per tempi di gioco. A uno o due tocchi e veramente un grandissimo giocatore. Beh, è rimasta ad esempio ha colpito una giocata di Diego nella gara contro il Tutto Cuoio, se non sbaglio, recupero e poi sciabolata, come direbbe qualcuno, per Di Matteo, che ha innescato poi il primo gol del Teramo. E se non hai un piede educato, bravo, non fai un lancio di 50 metri così preciso. Poi ricordo anche il gol di Lamezia lo scorso anno, voluto o no? Vabbè, è chiaro che ho tirato, però non è che la volevo mettere lì. Hai tirato di potenza e ti è uscito un parabolone, ti è uscito. Diciamo che il Signore mi ha aiutato. È stato un bel aiuto. Sul fatto dei gol, hai sfiorato il gol anche contro la Lucchese, quel bel tiro, quel fendente sull'1-0, il portiere ci è arrivato con la punta delle dita. Pensi di poter migliorare anche sotto quell'aspetto, oppure pensi che magari il gol resterà sempre un fattore difficile da trovare per un giocatore delle tue qualità? No, io penso che posso migliorare anche quella cosa. È chiaro che si tratta di avere sempre più fiducia in se stesso e man mano credo che possa riuscire anche a fare qualche gol. Ecco, di Eustachio, un calciatore fino a quale età può crescere e fare sensibili miglioramenti? Fino ai 28, fino ai 30, dopodiché sei quello. Penso che un calciatore raggiunga la maturità sui 30 anni, quindi fino a 30 anni ha la possibilità di crescere. Io domenica, intorno al discorso del ragazzo, ho visto una squadra molto equilibrata. Vorrei fare complimenti al mister Vivarini perché veramente è riuscito a trovare i meccanismi giusti. Perché lui diceva che si trovava meglio nel 4-4-2, infatti sì. Lui gioca da play insieme a Amadio e nella zona sua c'ha Di Matteo che è più un cursore, un esterno, invece dall'altra parte avendo una mezzala gioca con un terzino un po' più bloccato, quindi trovare questi meccanismi a centrocampo e far funzionare la squadra in quel modo è stata veramente una bella impresa da parte del mister. Certo, questo è un fattore che viene comunque riconosciuto, un lavoro mentale ma un lavoro anche tecnico e tattico, fatto dal mister per migliorare il rendimento della squadra. Qualche altro messaggio, altri tre e poi andiamo verso la pausa. A Di Francesco, giornalista schietto e sincero da Tonino, forza Teramo. Grande Tonino. Forza Teramo dedicato a Francesco. Di Francesco. Ha sentito le dichiarazioni del dirigente dell'Ascoli, Tosti, dice che ci hanno strapazzato in Coppa, noi imbottiti di seconde linee e in campionato, ma sono senza ritegno, il 9 maggio li dobbiamo crepare, neanche secondi li dobbiamo far arrivare. Sì, oggi ho letto questa dichiarazione finale di Tosti che nelle prime parole fa i complimenti al Teramo ed è il minimo che possono fare, non ne sono arrivati tanti nelle ultime settimane di complimenti
al Teramo. Da Teramo mentre i complimenti all'Ascoli, anche da questo palcoscenico, anche da chi sta parlando. Beh, quando l'Ascoli li meritava, quando li meritava, sono arrivati, ma è una questione di sensibilità e di intelligenza calcistica, e no, e non, evidentemente noi ne abbiamo, e in altre piazze di questa sensibilità e di intelligenza ne hanno molta ma molta di meno. Per tua dichiarazione Tosti, sì, poi nelle ultime frasi ha ricordato, evidentemente lui ha visto che in Coppa e nell'andata 0-0 ad Ascoli, quelle due occasioni iniziali dell'Ascoli indubbiamente vere, due grandi interventi di Tondi, più di due, però, obiettivamente due, tre, anche più di due, quattro, sette, non mi sembrano, no, non mi fate incazzare. No, però i primi 20 minuti sono bene, stati i primi 20 minuti clamorosamente sofferti. Bene, sì. Poi però ci sta un'altra certo. Ora di gioco. Certo. O no? Beh. E non mi sembra, tu sei sempre autorizzato a dire che dicono perché sei. Ricordi tu che nel resto di quella partita l'Ascoli ci nascose il pallone, proprio. Non mi sembra, no. I primi 20 minuti sì, come no? Soffrimo tantissimo. Era anche, grande protagonista. Era anche logico. Tra l'altro, ma poi non mi sembra che il resto della partita, però, o no? Abbiamo giocato anche in 10. E abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni. Abbiamo avuto anche le nostre occasioni. E quindi evidentemente... No, però c'è da dire comunque l'Ascoli in quella partita forse poteva meritare anche la vittoria, ma il pareggio per come è venuto... comunque un risultato ottimo per noi. Beh, certo, quella è una partita che probabilmente, chiedo aiuto a Gaetano, forse qualcuno che le partite le legge bene poteva capire che in questo Teramo c'era qualcosa di buono, anche di più, nel senso che è vero che i primi 15-20 minuti sono stati difficili, anche perché l'Ascoli ha grandissima qualità davanti e l'ha messa in evidenza pur fallendo delle occasioni importanti, però poi come il Teramo ha gestito il resto della partita, la maturità con cui ha non ha tremato per nulla, anche in 10 uomini, dovevano far capire forse che questa è una squadra che aveva qualcosa di speciale dentro. Sì, quella partita è stata anche un po' uno spartiacque, se vogliamo, perché diciamo che l'autostima del Teramo è incominciata a diventare importante, perché comunque non perdi ad Ascoli. E poi l'Ascoli ha incominciato a capire che il Teramo non era una meteora, perché se tu finisci il girone di andata e stai là due punti dalla capolista, evidentemente dei valori c'erano, che poi strada facendo sono venuti fuori, e quindi poi l'Ascoli, con tutte le problematiche che ha avuto, si ritrova adesso a 7 punti. È stata proprio la partita spartiacque, o forse la coppia di partite, perché Pisa e Ascoli avete affrontato, ultima di andata Ascoli, prima di ritorno col Pisa, due pareggi, ma forse lì avete capito che c'era la stoffa per essere competitivi fino alla fine, o ritieni che altri momenti hanno fatto fare questo ulteriore cambio di passo, Diego? Ma io credo che dal cambio di modulo comunque c'è stata una scossa proprio da lì. Poi man mano è chiaro che i risultati ti hanno aiutato molto. Siamo riusciti a farne 24, quindi è chiaro che è stato un'escalation, diciamo, di autostima da parte nostra. E quindi grande merito a noi. Ecco, a un mister come Ercole D'Eustacchio si dice spesso, no, che il modulo, la tattica contino poco, perché conta l'atteggiamento, conta come si interpreta poi il modulo, però poi senti l'allenatore, senti i giocatori, senti la dirigenza, senti anche i colleghi, e tutti quanti poi tornano sempre al cambio di modulo. Quindi anche la parte tattica ha avuto comunque un... La parte tattica secondo me è importantissima se tu l'adatti alle caratteristiche dei giocatori che hai. Chiaramente il Teramo ha una squadra ben assortita, perché ha dei difensori centrali molto alti, ha degli esterni di centrocampo che hanno corsa e qualità, due play davanti alla difesa che sono bravi a giocare la palla, davanti a due attaccanti che in questa categoria non ce l'ha nessuno. Cioè il mister è stato bravo a trovare la soluzione giusta a questi tipi di giocatori. Ecco che è la cosa più importante. Poi devi essere una squadra propositiva, devi essere una squadra che ha fame, ci sono tante componenti, però alla base di tutto devi riuscire a trovare il modulo giusto per i giocatori che hai. Ok, è il momento di fermarci, andiamo in pubblicità qualche minuto, poi torniamo, altri messaggi, servizi, interviste e quant'altro. Eccoci rientrati. Gaetano, parliamo un attimo dell'Aquila, perché tra poco andremo a sentire anche le dichiarazioni di Zavettieri.
Pensavi che l'Aquila potesse completare la rimonta playoff o non ti ha sorpreso la sconfitta di Pistoia, dopo comunque la serie di risultati ultimi? No, non mi ha sorpreso, perché perdere a Pistoia ci può stare, insomma, cioè la Pistoiese è comunque una squadra che si deve salvare. L'Aquila, dopo una serie positiva, è incappata in questa sconfitta che a questo punto ne elimina praticamente le speranze di poter agguantare i playoff. Chiaro che i playoff però non li ha persi a Pistoia, certo. Li ha persi prima. Certo. Alfredo Natali sull'Aquila. Beh, direi che alla fine si può ritenere campionato deludente per come l'ha proposta la società. Insomma. Ecco, anche se, come abbiamo detto nella scheda, in fondo si dice che l'Aquila sta facendo un campionato da quarto posto nella terza serie, quindi sarebbe un grande risultato in valore assoluto. Certo. Però poi bisogna valutare le aspettative. Esatto, le aspettative sicuramente erano superiori. Anche la prima parte del campionato, il girone d'andata. Certo. Insomma, ha avuto sempre questo andamento difficoltoso e alla fine, insomma, penso che ormai sia... Ormai sostanzialmente poi la Reggiana ha un calendario discretamente fattibile ed è in un buon stato di forma. A livello di delusione il Pisa però di più rispetto all'Aquila, Alfredo, probabilmente. Ah, beh sì, poi anche con gli innesti successivi Pisa ancora più deludente, però questa è una dimostrazione che, insomma, ancora una volta il calcio è bello, perché si ribaltano tutti i pronostici, le aspettative, però effettivamente è una classifica che rispecchia tutto l'andamento del campionato. Certo. Secondo me non si può certo dire che sia una classifica non veritiera. Esatto, questo. Diego, i tuoi compagni spesso hanno puntato l'attenzione sulla Reggiana, tu oppure ritieni che, togliendo il Teramo, la Reggiana sia la squadra che gioca il miglior calcio in questo raggruppamento, o c'è qualche altra squadra che ti ha colpito? Ah, fin dall'andata la Reggiana a me mi ha subito colpito tanto, ha giocatori giovani importanti per la categoria, Vacca, Angiulli, gente che ha vinto anche i campionati in C1 due anni fa, quindi è chiaro che comunque hanno un'ottima squadra, e anche lì credo ci sia appunto la mano del mister, che credo sia un ottimo allenatore. Sull'Aquila, sui cugini aquilani, ti aspettavi che facessero la rimonta per i playoff o no? Ma io mi aspettavo l'Aquila sicuramente a lottare per la promozione. È chiaro che non so cosa è successo in quell'ambiente, resta il fatto che comunque l'Aquila è una squadra importante con giocatori importanti. Andiamo ad ascoltare proprio l'allenatore dell'Aquila, Nunzio Zavettieri, che, insomma, torna sulla sconfitta di Pistoia, ma dice ai suoi comunque di non abbassare la guardia, anche se il finale sembra compromesso. I ragazzi, dopo un primo tempo importante, a parte quell'azione del gol, quelle due situazioni abbiamo dominato. Poi siamo entrati in campo decisi per fare la nostra partita, la Pistoiese ha preso qualche accorgimento, si sono abbassati tantissimo e abbiamo giocato praticamente nella metà campo, pur non con la stessa qualità del primo tempo negli ultimi 16 metri, e abbiamo fatto questo grande errore su questo lancio lungo, è stata una lettura sbagliata, purtroppo succede, ma non doveva succedere. Nonostante il tramonto dei sogni di gloria, anche se la matematica non ha ancora emesso la condanna definitiva, Zavettieri, con 4 gare da giocare, non vuole assolutamente sentir parlare di mancanza di stimoli e obiettivi. Paradossalmente adesso abbiamo un obiettivo importante, quello di mantenere il quarto posto, e dobbiamo farlo con tutte le nostre forze, con le unghie, con i denti, e mi aspetto questo dalla squadra, una grande reazione, perché lo dobbiamo a noi stessi, ai tifosi, alla società, alla città. Intanto sabato al Fattori arriverà il Forlì, una squadra, quella romagnola, che al pari della Pistoiese è invischiata nelle zone basse della classifica e per questo alla disperata ricerca di punti salvezza. Che partita si aspetta? Mi aspetto una partita difficile, difficile contro queste squadre che lottano alla morte per rimanere a galla. Verranno qui sicuramente per giocarsi la partita e cercare di far più punti possibili anche loro, però mi aspetto una grande partita da parte della squadra e dobbiamo lavorare duramente questi giorni proprio per arrivare al massimo
per la partita di sabato. E allora andiamo a vedere altri messaggi che sono arrivati, ce ne sono tantissimi, dobbiamo dare anche il tempo al buon Gianni di caricarli, al momento abbiamo questi 10. Andrea, Cenciarelli ha i capelli uguali? Uguale domanda a Diego come giocatore a Teramo, grazie, ciao. Manca qualcosina, però gli abbiamo chiesto di Teramo, però glielo richiederemo quando sarà il momento giusto. Cenciarelli, giocatore di Serie A, che dici? Ancora gioco in C1. Qualcuno ha detto anche che tu sei da nazionale. Lo ricordo. Lo ricordi, senatore Razzi, quindi Serie A nazionale. Beh, la strada è quella, noi te lo auguriamo, Fiorino. Perché grande lo merita. Caro Francesco, visto che è luogo comune dire che le squadre di Vivarini solitamente risentono di un calo fisico nel girone di ritorno, adesso che dire? Ciao Florinto, ti blocco perché commentiamo questo giro di messaggi non appena siamo arrivati al decimo, quindi Gianni andiamo a vedere gli altri, tieniti in canna la risposta perché vedo che ti sollecita. Una domanda per l'immenso Cenciarelli, rimarrai a Teramo anche il prossimo anno? Vedi che lo vogliono sapere. Un saluto ad Andrea e Francesco, complimenti per la trasmissione Domenico, ciao Domenico e grazie per l'aiuto. Moto Cengia, portaci in B, un saluto scherzoso ai suini compagni di trasferta. Chi sono? In che senso? Non capisco. Grande, immensa squadra, non solo le punte ma il contesto è il vero valore aggiunto. Teramo calcio, calcio vero. E dopo tutto i due davanti se non hanno le fondamenta. Andrea, ti dico solo una cosa. Palo per lui, spot per noi. Ciao Jay, ho capito chi è. Purtroppo non lo posso sentire all'opera il maestro stasera. Mi spiegate perché solo a Teramo non si può raggiungere la capienza massima della curva, considerato che è nuova e le curve vecchie degli altri stadi, vedi Ascoli, la possono riempire? Ci sono speranze per fare in modo di aumentare i biglietti? Ne parliamo un attimo, andiamo avanti. A Francesco, che ne pensi di Tricheghe e Gufi? Ridai col discorso. Grande Cencia, vogliamo la vittoria con un tuo gol a Prato. Ok. Vincere a Prato, noi vogliamo questa vittoria senza pensare all'Ascoli, andiamo avanti, grazie ragazzi, grazie mister, un passo alla volta, state avvenendo un sogno, vai Diego, vai ragazzi, avanti ancora, no, diamo tempo a Gianni di fare una bella ricaricata. Francesco, sulla squadra di Vivarini che hanno un calo, che rallentano, che vanno in tilt, ne ho parlato la settimana scorsa, ha ragione nella domanda elegante è più che ironica Fiorindo, adesso vabbè, ma se l'asino vuole ragliare che gli vuoi fare? Chi fai? Niente. Pure se dai le bastonate, quello raglia, come hai detto prima, volevi dirlo in dialetto, che posso fare? Ma come hai fatto prima? Come hai fatto prima? E così dopo te lo dichi, come si dice, quando uno è cuccione in quel posto, ecco, ora si vede meglio, no, rifai un po' così, cuccione, questo è te. Quindi è la stessa identica cosa, ma poi non so da dove era uscito, se andiamo a rivedere la carriera di Vivarini, troppo è comodo dire che l'anno scorso il Teramo, una volta sicura di entrare la squadra tra le prime otto, eravamo secondi, terzi, siamo stati sempre lì, c'è stato un calo, tutte le voci, le cose, e come ne è bella, è la stessa cosa dei 45 minuti del secondo tempo di Teramo. Lo chiedo a Gaetano, questo luogo Vivarini comune è bravissimo, è bravissimo il preparatore atletico e quello da dove è venuto fuori questo luogo comune? Guardate quanto è bravo Tondi, dalla stagione dell'Aprilia o dal fatto che lo scorso anno la squadra aveva chiuso il campionato all'ultima d'andata e poi c'è stato un po' di rilassamento fisiologico nel girone di ritorno. No, credo che sia un luogo comune che faccia riferimento a qualche stagione del passato, perché anche l'anno scorso se ne parlava a Teramo di questa cosa, però insomma credo che... Perché fu esonerato dall'Aprilia dopo il grande inizio, sostanzialmente sì, è quello. Sì, forse è quello il problema, però... Insomma, mi sembra che quest'anno, se veramente quello fosse un problema, quest'anno ci sia stata la risposta opposta. Ma anche perché a qualcuno che magari pensava questo, ricordo che il Chieti, che ha vinto il campionato nel 2010, allenato da Vivarini, andate a vedere come ha vinto quel campionato. Era molto indietro, fece un girone, non un girone di ritorno,
una parte finale, le ultime 10-12 partite a tutta e vinse il campionato in rimonta, cioè arrivando alla grande del momento decisivo del campionato, senza dimenticare una salvezza prima con ancora, Luco Canistro, con il Luco Canistro, sì, con una rimonta, play-out, doppio pareggio nel play-out e salvezza. Quindi alla fine non può essere l'esonero di Aprilia che vale per tutta la vita, per generalizzare, no, su un allenatore, mister. Sono d'accordo, ma poi se è un discorso fisico si può migliorare, cioè, un allenatore fa esperienza, l'anno dopo col preparatore si mette a tavolino e organizza un lavoro in modo diverso, quindi non è che per tutta la vita uno, se c'ha un problema del genere, se lo porta poi insomma dietro. Lo staff che ha Vivarini è al di sopra di ogni sospetto, è un grande lavoratore, è una persona molto intelligente. Per rispondere sempre al telespettatore, prima che ce lo scordiamo, della capienza della curva, non lo so, sinceramente non lo so, per quello che mi risulta a me la capienza è ridotta fino adesso nel lo stadio contiene fino anche a 12.000 spettatori, è stata 12-13.000. È ridotta. Problemi di tornelli, di entrate, di uscite e tutto il resto. In Serie B bisognerà che saranno fatti sicuramente dei lavori per rispettare quelli che sono i regolamenti, toccherà Sabatino Cantagalli, toccherà al Comune, la società, si siederanno a tavolino, speriamo che non ricomincino un'altra volta a discutere. No, non penso proprio, questa è una grande opportunità per tutti, quindi un altro anno nel caso sarà, la capienza sarà sicuramente maggiore. Alfredo Natali, questa riduzione? Sì, c'è una riduzione proprio dello stadio di Terno per una capienza, come diceva Francesco, 7.500, però, sì, però credo che per questi problemi anche di curva, credo che possa essere una deroga da parte del sindaco per le ultime gare di campionato. Ci sono altri messaggi? Ok, andiamo Gianni, li smaltiamo, siamo felici di farlo perché insomma è giusto che ci sia questo entusiasmo. Natalia, orgoglio ed emblema del liceo classico. Vedi gli alunni? Non ti emozionare, è 30 anni che insegni. Insegni? Liceo classico. Materia? Educazione fisica. Bene. Allora, saluto allora. Come no? Gianni, facciamolo vedere Alfredo, così saluta i suoi alunni, così domani è anche più buono. I miei alunni che sicuro i tifosi teramani. Assolutamente sì. Qualcuno lo hai portato anche al San Nicolò come tifo, simpatia, no, eccetera. Non c'è competizione. Non c'è competizione. Giustamente. Ok, vediamo il prossimo messaggio. Ercole D'Eustachio, grandissimo allenatore, domenica tutti allo stadio per conquistare i playoff contro il San Salvo, forza angolana, ne parleremo, parleremo di questa stagione che ha visto l'angolana di D'Eustachio vincere la Coppa Italia e uscire a testa altissima nel secondo turno della fase nazionale contro il Lanusei, squadra sarda. Quando fallimmo i tifosi giuliesi dicevano che Lupalla si faceva da Liro e da noi si faceva la Mis, io non so, qua chiedo aiuto a Francesco forse, mo mi sa che la scrippel a Sarbuddecate, questo lo so leggere pure io, mi traduci qualcosa da lì? La prima parte sì, quell'altra la seconda che si faceva, la Misek, ora ho capito, vabbè, sì, Sarbuddecate la scrippella, come dice il... Lode al professor Natali, palese simbolo di compostezza e serietà. Eccoci, una clac molto ben... Vedo che è seguita anche da... Bene. Petrone, le sue dichiarazioni fanno ridere, presuntuoso, sempre Forza Teramo, Domenico. Però, cosa deve dire? È chiaro che finché non c'è la matematica è giusto che l'Ascoli ci debba credere. Professor Natali, numero uno, seconda e quarta B. Il quarto B. Saluto anche loro. Saluti anche, non puoi fare. I Suini sono un gruppo di tifosi del... Forza Teramo. Ok, abbiamo capito quindi il significato dei Suini di cui sopra. Immagino sarete anche a Prato domenica. Per la società non date più gli accrediti al giornalista opinionista, andiamo avanti. Sarà decisivo Petrella Mirko per il campionato. Sono fiero, forza Pratola. Uno sportivo pratolano che ci sta seguendo, lo salutiamo, Mirko.
bravissimo giocatore appunto originario di Prato La Penigna. Meno male che ci ritroviamo allo stadio e centro commerciale ideato e progettato da Sperandivo, altrimenti la B giocavamo a Pescara. Grazie Campidelli per averci ridato il sorriso, portaci fuori dal medioevo in cui la città è sprofondata. Ci siamo quasi, evidentemente. Insomma, lo stadio Gaetano c'è e devo dire che un'eventuale promozione darebbe grande valore anche a quell'impianto, che insomma è un impianto importante. Sì, è stato proprio costruito, no, per degli grandi eventi, no, delle categorie superiori, e quindi insomma dai, piano piano ci stiamo arrivando e vederlo bello pieno fa tutto un altro effetto. Tu, io ho chiesto prima a Diego, tu quando è che hai capito che questa squadra poteva effettivamente lottare per un obiettivo così importante, avvicinarsi così tanto a un'eventuale promozione? L'ho capito quando, passando in svantaggio a Gubbio e Carrara, ha rimontato con quella rabbia. Lì ho capito che c'era la personalità giusta e che nel gruppo era scattata quella molla per puntare al primo posto. Io sono d'accordo con te, soprattutto con Carrara, perché, se non ricordo male, Diego, venivate dal pareggio con la SPAL, maturato in, quella, in quel modo, e quella modalità vi poteva abbattere, anche perché il Pisa aveva vinto l'Ascoli aveva vinto a Pisa. Se andate a Carrara, primi 20 minuti in difficoltà anche sotto, e poi c'è stata quella una sorta di scintilla. Quello è un altro momento, a mio avviso, significativo. Non so se tu sei d'accordo. Sì, è chiaro che quella partita, quella vittoria è stata veramente spettacolare. Io le partite più belle che mi ricordo, secondo me, sono quelle col Pontedera. Giustamente l'andata, e Gubbio e Carrarese sono veramente le partite più belle, secondo me, che abbiamo giocato, per intensità, per qualità, per voglia di non mollare, perché comunque andare due volte in svantaggio sia a Gubbio che appunto a Carrara e reagire in quel modo lo fanno solo le grandi squadre. Segnando quattro gol, mica tutti segnano anche 5, anche 5 a Carrara. Anche 5 a Carrara. Hai fatto l'assist per l'1-2 di La Padula con quella palla filtrante. Una bella. Ti confermo che i piedi sono buoni. No, i piedi sono. Il piede sinistro è ottimo davvero. Non so, Gianni, c'hai qualche altro messaggio in canna o possiamo andare in pubblicità? Mi dicono di aspettare. Allora, facciamo una cosa. Visto che abbiamo Alfredo Natali, se è possibile vedere la classifica della Serie D, perché c'era la possibilità domenica che il San Nicolo entrasse in zona playoff. Bisogna dire che il Chieti ha fatto davvero una grandissima impresa, davvero tanto di cappello a Donato Ronci e alla sua squadra, che tra mille difficoltà ha compiuto un'altra impresa in questo campionato. 4 gol a San Benedetto del Tronto, ha protetto la quinta posizione dell'attacco del San Nicolò, ma a questo punto anche il Campobasso è coinvolto da questa lotta. Ho parlato con mister Epifani domenica, c'era anche il presidente Di Giovanni. L'obiettivo, diciamo, è quello, non era l'obiettivo stagionale, ma a questo punto state lì. Beh, non era l'obiettivo stagionale, però è un obiettivo che confidavamo di poter raggiungere. Sotto sotto. Cioè, sì, perché comunque la squadra che ci ha sempre dato grande affidabilità. Lavoro svolto minuziosamente da parte del mister, dallo staff tecnico, e quindi credo che potrebbe essere proprio una frase banalissima, ciliegina sulla torta, perché San Nicolò merita questa posizione sotto tutti i punti di vista, e sarebbe proprio bello finire in playoff anche disputando solo una partita, no? Poi i playoff di Serie D, certo, sono un po' particolari. Quest'anno hanno una nuova formulazione. Sì, sì, proprio estenuante, perché si arriverebbe insomma fino a oltre giugno inoltrato, giugno, quasi fine giugno. Però guardare la classifica e vedere tutte quelle società importanti sotto e blasonate anche è una realtà. Però domenica avete un osso durissimo, anche se il domenica fatto che sarà, siamo. Guarda, ti dico, una partita che aspettiamo con un grande attenzione, perché all'andata sul primo tempo non riuscimmo a giocare come gioca sempre. Fanno sicuramente ottima squadra, però vorremmo toglierci
una delle ultime soddisfazioni di questo campionato. A livello di calendario, tra voi e il Chieti, se restiamo solo a Chieti e San Nicolò in questa lotta? Credo che più o meno si bilancino. Abbiamo ancora due partite in casa, due fuori. Certo, dobbiamo affrontare Fano, Amiternina, Termoli, che sono ancora... Tutte squadre in lotta. Però... perché non arrivare l'unico a questo peccato obiettivo? È che col campo basso siete in svantaggio negli scontri. Svantaggio con il campo basso, in vantaggio con il Chieti, però insomma, per San Nicolò sarebbe un risultato proprio veramente, qua si dice sempre ogni anno storico. Certo. Sarebbe ormai il abituato migliore... a superare i record, però insomma, di fatto sarebbe la miglior stagione di sempre a San Nicolò, questo lo possiamo dire. Allora, possiamo vedere qualche messaggio se Gianni è d'accordo in regia, prima di andare all'ultimo pit stop. Previsione per l'anno prossimo, sold out delle maglie, con il numero 4 dietro, con sovrascritto Cenciarelli, e davanti il Gagliardetto del Teramo. Vai Diego! Quindi vuol dire che Diego l'anno prossimo resterà in bianco-rosso. Che ne pensa il signor Di Francesco degli 8 punti di penalizzazione dati al Novara nel girone A? Forza Teramo. Sì, perché oggi ci sono state le penalizzazioni pesanti. 8 punti dati al Novara, che scivola dal primo al quarto posto nel girone A. Nel girone C, la Regina prende 12 punti di penalizzazione ed è retrocessa matematicamente in Serie D. Che dici di questa... Che evidentemente ci sono state delle grosse irregolarità, dei grossi ritardi da parte del Novara. Adesso uscirà la sentenza, ma che comunque tutto questo problema tipico italiano in una nazione, in uno Stato, in tutto quello che volete, dove insomma di disordine ce n'è troppo, questi sono, vanno modificati queste decisioni, perché queste sono soprattutto all'inizio dell'anno sono riferite, è inutile, questi io sono vedo riferite, che la Comisoc interviene su, ma bisogna allora, intervenire in estate. Questi punti di penalizzazione sono riferiti a irregolarità maturate al 31 dicembre o al 31 gennaio, metto uno e due perché non vorrei dire una fesseria, ma comunque siamo lì e oggi siamo già alla metà di aprile. Eventuali irregolarità di questo periodo saranno esaminate in estate e saranno dati punti di penalizzazione a quelle squadre per il prossimo campionato. Chi immagina una rivale... Non si farebbe prima escluderle allora? Sono cattivo. Andrebbero cambiate la legge una volta ricordo 20 anni, 30 anni fa che si diceva che se la giustizia ordinaria fosse rapida, veloce e precisa come la giustizia sportiva, le cose in Italia andrebbero meglio, si diceva 30 anni fa. Evidentemente, siccome la giustizia ordinaria non è mai riuscita ad essere rapida, veloce e precisa, si è adeguata alla giustizia sportiva, sai che facciamo? Prendiamocela con calma pure noi, che una volta non era così. Sic transit gloria mundi. Eccolo qua, fate pure la citazione. Qualche altro messaggio? Beh sì, ci vuole, quando ce vuole ce vuole, torno al dialetto. Ma perché il San Nicolò non si fonde con il Teramo creando un'unica squadra, un'unica società ancora più forte di quelle che sono? Aia, questo è un argomento... Perché ognuno vuole divertirsi e fare calcio, secondo suo. Beh, ma guarda, la trasmissione, ci sono diverse opinioni in merito. Io credo la mia, che sì, tanto è, insomma, io credo che bisognerebbe lavorare per creare una forte unione tra le due società. Credo che sia. Sono i presupposti? No, soprattutto non dico questo, soprattutto correggimi Alfredo, una sinergia come si deve, soprattutto a livello di settore giovanile. Sono d'accordo, però ci vuole... noi ne abbiamo parlato, io è una mia opinione, naturalmente. Personale, certo. Credo che sia arrivato il momento di stringere una forte collaborazione. Sinergia, sì, è una parola che non mi piace molto. Questa partnership. Collaborazione. Comunque, una collaborazione che potrebbe portare vantaggi numerosissimi per entrambe le società. Ok. L'hai lanciata, hai fatto bene, chissà che non siano i tempi maturi per quagliare, come si può dire in maniera molto prosaica. Complimenti per la trasmissione, Francesco in TV con il Teramo in B, sarà veramente un'apoteosi di qualità. Cioè, Cenciarelli, sei grande, eh? Io lo sto aspettando al barco, Francesco, l'anno prossimo.
te lo dico già da adesso, l'ho detto pure lunedì, te lo dico già da adesso, nei 180 minuti, intanto mi auguro che il Pescara vada in Serie A, ma comunque se non dovesse andare, con il Perugia, così, eh? Con il Perugia. Con il Perugia. Così. Carpe, Perugia. E tu non hai problemi, manco Diego. Già fatto. Bravo, così pure tu, se no poi da ex a Perugia, di giocare là, metti emozione, magari sbagli partito. Noi la accontentiamo e li mettiamo. Ma comunque, così come è stato l'anno della Serie C1 di Zecchini, che alla fine fu promosso il Pescara, che tutto qua, per chi fa il tifo, nei 180 minuti tra Teramo e Pescara è normale, è scontato, vuol capire, capisce che dillo, non dillo, posso dillo. Fare niente, che faccio il tifo per il Teramo, no. Ci mancherebbe. Nel resto della stagione mi auguro che vadano bene tutte certo. E due, anche perché, come diceva il buon Marlon Brando nel film Il Padrino, i suoi interessi non danno fastidio ai miei. Gli interessi del Pescara in un campionato di Serie B sono di primato, gli interessi del Teramo sono di una zona centrale di classifica, in attesa di miglioramenti di settimana in settimana, come te l'ho cucita bene, è infiocchettata. Occhio che il prossimo è un messaggio Non l'ho visto. Impegnativo, andiamo piano, mantieniamo i piedi per terra e tanta concentrazione, perché la matematica non c'è. Cenciarelli assomiglia a Berratti, fenomeno, continuate a non svegliarci, ragazzi, non è un sogno, Ma noi andiamo vicino. Noi andiamo pianissimo. No, fammi sentire Berratti. C'ho manco i capelli di Berratti. Non c'è. Ma è un modello, ma è un grandissimo giocatore. È chiaro che per arrivare a Berratti ce ne vuole di strada, e forse nemmeno volendolo esagerato con Verratti a livello. Già se mi dici Gattuso, un po' di cattiveria ce l'ho, un po' di aggressività, un po' di tigna, un po' di... Però per arrivare a Verratti devo rinascere un altro piede. Bella questa. Prossimo messaggio. Ma il nostro stadio non era uno degli stadi più sicuri d'Italia, e si vede, dobbiamo sempre aspettare l'uscita degli ospiti. Funziona così. Non è normale. No, va bene, ma che va bene, va male. Non è normale, ragione il telespettatore, non è normale che allo stadio di Teramo, se ce ne stanno 10, 100 o 1000 di tifosi ospiti, è l'unico stadio. Vabbè, insieme migliora... a quello di Giulianova, sì. Gamma del Romba, non ci sono giustificazioni, con tutti i rispetti per il questore, il prefetto, per quelli del servizio d'ordine, non sono gli unici due stadi d'Italia dove 3000 persone o quante ce ne stanno devono aspettare che escano uno, due o 1000 tifosi ospiti. In tutti gli altri stadi del mondo i locali escono e quegli altri aspettano mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza, due ore, secondo quanto ci vuole. In tutti, quindi vuol dire che in tutto il resto del mondo chi organizza il servizio d'ordine sbaglia. Qui a Teramo e a Giulianova indovinano. Gaetano, su Body questa vicenda che è molto sentita. Beh, insomma, sono d'accordo con Francesco, dai, mettiamola così, perché veramente speriamo si possa migliorare anche da però da se punto dovesse di... essere per l'anno prossimo, è chiaro che bisognerà intervenire sotto questo profilo. Un altro paio di messaggi e poi andiamo in pubblicità. Bravo Francesco, hai capito la storia del 10, ci vediamo il 10, 9, ti verrò a trovare io in tribuna, saluti a tutti, grazie. Prossimo, Francesco, che sai per caso per quale motivo un amico tuo giornalista opinionista gufa il Teramo? Vabbè, non saprei, non lo so, non lo so. Va bene. Martella, Cenciarelli, domenica a Prato mi dai la tua maglia, grazie. Ti firmi per cortesia, caro amico da casa, così che Diego possa sapere a chi dare la maglia. Il Teramo ha vinto perché Ascoli, Pisa e L'Aquila non hanno giocato. Vedete gli scontri diretti, è sotto con tutte e tre. Io ricordo che nel girone A il Novara aveva 67 punti. Il Teramo ne ha 68, quindi il primato del Teramo è assolutamente stralecito, anche a livello di numeri. C'è poco altro da aggiungere. Magari l'Ascoli poteva reggere quel ritmo e stare a livello. Non avevo letto bene, scusa. Non lo puoi rimettere gentilmente, grazie, scusami. Non hanno giocato. Vedete gli scontri? Ah, il Teramo è sotto con tutte e tre. Ma il campionato non si vince con i confronti. Il campionato si vince dimostrando di avere grandi qualità fisiche, mentali, tecniche, caratteriali, di tonsille alte
e basse, quindi di palline alte e di palle basse, per un'intera stagione, non solo nei confronti di Retti, caro telespettatore. Poi, se ricordiamo, comunque, anche... grazie che ci segue e che ha mandato il messaggio. Certamente, certamente. Possiamo fermarci qui per ora? Ah, ammazza. Grande Diego, mi piacerebbe vederti un giorno in Serie A con l'Inter, quindi con la squadra presidenziale. Grande Ercole, ancora conservo una tua maglia, stiamo vivendo un sogno lungo 102 anni. Grazie ragazzi, comunque vada, per noi siete, resterete nella storia, grazie per farci vivere queste emozioni. Non succede, ma se succede ci aggiornerete eventualmente in quanti abbandoneranno la propria casa dalla costa, scrive Javier, il nostro amico che ci scrive dai tempi di Teramo Chiade. Francesco Di Francesco, sei un grande, Danilo. Grazie. Grazie, una quintalata, grazie insomma. Danilo, va bene, siamo, dobbiamo fermarci però, vi aspettiamo per l'ultima parte perché vogliamo sentire ancora Ercole De Eustachio sul suo presente, per fare le considerazioni finali, anche per presentare le ultime, non le ultime, le prossime partite, a tra poco. Eccoci rientrati, ultima parte, intanto io ne approfitto perché qui l'uccellino mi è venuto a dire un po' di cose interessanti, quindi lo diciamo a beneficio di chi ci segue da casa ma anche di chi è presente, che per quanto riguarda l'agibilità dello stadio probabilmente ci siamo, nel senso che a stretto giro di posta, nel momento in cui saranno formalizzati tutti gli ultimi atti, lo stadio avrà una capienza che è quella sua, quindi che va sopra i 12.000 posti. È un problema questo che non è stato finora mai affrontato perché non ce n'era l'esigenza. Ora è chiaro che se il pubblico è questo, se dovesse arrivare anche la promozione, è chiaro che tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto. Mancano solo gli ultimi atti formali e lo stadio avrà la sua agibilità. E per quanto riguarda il fatto dell'ordine pubblico, dipende dalla conformazione urbana delle strade. Quindi purtroppo insomma questa è la decisione al momento infatti lo stadio di Cesena sta dentro la città con delle strade larghe, come possono essere larghe le strade di un centro quasi storico di una città, e a Cesena giocano in Serie A pur stando dentro la Parma comunque. E a Cesena escono prima i tifosi, evidentemente là ci stanno più strade. Comunque, vabbè, grazie a Marco De Antonis, ha detto stampa, che ci ha riferito insomma di questi argomenti. Non per essere polemico, sì, ma io questa necessità di maggiore capienza per adesso non la vedo. Se parliamo della Serie B va bene, ma perché sennò domenica era pieno lo stadio. Quindi se con il Ponte d'Era ci saranno 7.000 e 500. Detto che potenzialmente si potrebbe risolvere anche subito, probabilmente però sarà un argomento affrontabile per l'anno prossimo, con estate di mezzo. Allora, Ercole De Eustachio, da giocatore ad allenatore anche di settore giovanile nel Pescara è stato Ercole De Eustachio, ora Renato Curiangolano, intanto come va con questa nuova esperienza e quanto è diverso da giocatore a allenatore? Insomma, cosa cambia? Ma sicuramente è molto diverso, però le esperienze vissute da calciatore te le porti dietro e ti servono e sono molto utili. È servita anche l'esperienza fatta in un settore giovanile, dove l'allenatore riesce a provare le proprie idee, a vedere, a confrontarsi. Quindi dopo, quando alleni una squadra di una prima squadra, chiaramente sei avvantaggiato e riesci a risolvere, a gestire meglio le situazioni. Questa è stata un'esperienza molto positiva, come hai detto tu abbiamo vinto una Coppa Italia regionale, se siamo stati eliminati poi nella fase nazionale. Avete superato un turno, sì, con l'Isernia, poi avete perso di un'incollatura con sì, il 6. Siamo arrivati ai quarti di finale, siamo usciti per differenza reti, comunque è stata una bella esperienza, adesso ci siamo rituffati sul campionato, dove domenica ci giocheremo l'accesso giocate in casa al Petuzzi contro il San Salvo. Sì. Dovete vincere. Sì, abbiamo solo un risultato perché loro sono 3 punti avanti, quindi con la vittoria andremo a pari punti e negli scontri diretti siamo avvantaggiati. Avete un ex San Nicolese come Mottola, ex Pescara anche, avete Simone Vitale che
sì. Ex terzino del Pescara, appunto, sono un po' le chiocce, vede anche Pirelli, e poi i ragazzi bravi, io segnalo un 97 Remigio, mi sbaglio? Sì, abbiamo un ragazzo molto interessante, bene, vede abbiamo... Daniele Di Camillo, altro giocatore di grande esperienza, abbiamo 3-4 ragazzi di, diciamo, un po' più esperti che sono veramente bravi sia come calciatori che come ragazzi, poi abbiamo un gruppo di giovani molto promettenti, l'Angolana ha sempre avuto un buon settore giovanile, c'è il 97 Remigio che è bravo, Agnellini un altro 97 che sta giocando anche lui molto bravo, Cipressi 96, stiamo facendo giocare diversi ragazzi, è un bel gruppo, ci stiamo divertendo e quindi andiamo avanti così. E c'è un tale Mario Orta, caro Francesco, che ora purtroppo sta recuperando male, dopo un brutto infortunio al ginocchio, ma che Gaetano e Francesco hanno apprezzato per la valanga di gol segnati in... 30 reti. È stato all'anno. Sfortunato perché quest'anno con la stagione dell'Angolana avrebbe potuto fare. Certo, e sarebbe stato il terminale. Tanti gol. Il terminale principe. A Ercole De Eustachio chiedo i momenti più belli con la maglia biancorossa. Ma i momenti belli, dice, forse, vabbè, senza forse, l'anno di Del Neri abbiamo disputato un grandissimo campionato. Una squadra molto giovane che siamo partiti senza grosse pretese. E piano piano siamo cresciuti, tanti ragazzi che poi sono finiti anche tipo Enrico Chiesa in nazionale, quindi tanti ragazzi poi che si sono affermati anche in Serie B, tipo Gazzani, tipo Scotti, avevamo veramente un bel gruppo e poi Del Neri chiaramente che è arrivato anche a allenare la Juve. E da Del Neri cosa ha preso Ercole De Eustachio? Ma da Del Neri lui era molto bravo a organizzare la fase difensiva, è molto un grande lavoratore, una squadra sempre propositiva. Quindi da lui ho preso tantissime cose, poi ho preso anche tanto da Galeone, ho avuto anche 3 anni Galeone nella spalla, anche lui un allenatore propositivo, una mentalità vincente e qualcosina ti lascia, quindi l'esperienza da calciatore è servita tantissimo. Gaetano, tu ricordi quando eri piccolino? Come no? Sì, sì, da tifoso quel Teramo là l'ho visto giocare parecchie volte, insomma di lui mi ricordo parecchie partite, devo dire... Sempre puntuale, preciso in campo, bravissima persona tra l'altro, quindi insomma. Certo. Beh, o poi Gaetano, diciamolo fino in fondo, anche professionalmente, se il Teramo dovesse salire di livello, anche per chi fa il nostro lavoro, è tutto di guadagnato. Tutto di guadagnato, ovviamente. È una grandissima vetrina, una grandissima opportunità e ci si misura con un'altra dimensione. Quindi sarebbe un successo importante per la città, ma appunto per tutti. Sì, è normale perché comunque c'è tutto uno staff, no, che lavora dietro, giornalisti, quant'altro, quindi insomma ecco, fa piacere, farà piacere, sarà una cosa, in questo caso il caso proprio di dirlo, storica, e aspettiamo insomma. Noi non vorremmo precorrere un po' troppo i tempi, però il cammino della squadra, l'inerzia, il trend, il distacco, è chiaro che fanno pensare a questo, quindi Diego lo vedo molto molto concentrato e non ho dubbi che sia così, perché insomma per quel poco che lo possiamo conoscere sta molto sul pezzo. Noi ti riportiamo alla strettissima attualità, cioè il match col Prato, andiamo a vedere una probabile formazione del Prato, che è una squadra comunque un po' particolare, perché gli elementi importanti ce li ha davanti, soprattutto Boccalone e Farrucchi sono due ottimi giocatori, anche Cavagna, centrocampista molto interessante, c'è un portiere d'esperienza come Gazzoli, anche se è stato messo in panchina la scorsa settimana, e ultimamente il Prato ha giocato 4-4-2, ma pare possa riproporre il modulo spesso attuato in stagione, cioè il modulo col trequartista. Nel caso giocherebbe Gabbianelli dietro le due punte, Boccalon e Fanucchi. Occhio anche a Urso, che è un centrocampista che ha un buon tiro dalla distanza e quindi può creare anche lui delle insidie. Mancheranno Coccolo e probabilmente De Agostini, che è il terzino sinistro titolare, nel caso potrebbe giocare Bandini a sinistra, e Gazzoli penso che possa riprendere il posto. Vista l'importanza della partita, penso che un po' di esperienza possa fare gioco. Allora, abbiamo provato a inquadrare un po' il Prato. Voi cosa sapete? Diego e il mister, che peraltro ora è assente, ma magari anche lo staff, cosa vi hanno detto, vi stanno dicendo di questo prossimo impegno? Ma ancora non abbiamo parlato appunto del Prato. Sicuramente non è una partita da giocare prevalentemente a livello tattico, se vai lì con la voglia di vincere domenica, secondo me prevarrà appunto quella. Loro
giocano, appunto, si giocano la salvezza, quindi sarà una partita difficile per entrambe. All'andata fu una vittoria abbastanza sofferta, nel senso che arrivò di misura, anche se aveste delle occasioni. Abbiamo avuto le nostre occasioni, è chiaro che comunque sulla carta siamo favoriti, poi le partite vanno giocate, ci sono anche gli avversari che hanno ottimi giocatori. Senti, una curiosità, quando le squadre ora affrontano il Teramo, chiaramente hanno questi due spauracchi lì davanti, voi vi siete mai accorti se qualche squadra ha effettuato un trattamento speciale nei loro confronti? Oppure forse, ci hanno provato e non sono riusciti? Forse l'Ascoli, Mengoni... In Coppa Italia. Sì, soprattutto in Coppa Italia. È chiaro. Ricordo Odierna anche. Che tenere quei due non è per niente facile, hanno veramente qualità fuori dal comune. Perché loro riescono comunque con le loro combinazioni un po' a togliere i riferimenti, forse sì, questa è una delle loro forze. Sono due attaccanti molto dinamici, non danno punti di riferimento, poi hanno qualità tecniche e soprattutto hanno fame. Io la cosa che apprezzo di più di questi due ragazzi è che comunque, nonostante abbiano fatto uno 18 e l'altro 20 gol, trascinano il gruppo con la fame e la voglia che hanno di vincere, di continuare a segnare. Quindi devo fargli solo un gran ringraziamento. Tra gli avversari che hai incrociato a livello di centrocampisti, ce n'è qualcuno che ti ha particolarmente impressionato, o più di uno? Tu prima hai citato Vacca e Angiulli, non so se sì, puoi citare qualcun altro. Guarda, ti devo dire la verità, quest'anno ci sono veramente tanti giocatori che mi hanno impressionato, soprattutto Calvano. Calvano della Pistoiese, poi c'è Sensi del San Marino, la Reggiana, appunto, Angiulli e Vacca, poi c'è Corapi dell'Aquila, Morrone del Pisa, Iori, tutti giocatori importanti comunque. Che insomma, hai fatto... Anche Adai dell'Ascoli. Chi? Adai. Ah, Adai. Bell'animale. Hai citato, insomma, tutti i giocatori importanti che fanno capire anche lo spessore di questo campionato. Vediamo anche l'arbitro della partita, sarà Martinelli di Roma 2, lo andiamo a vedere, diamo qualche numero come facciamo sempre di solito in queste situazioni. Quarto anno, 61 partite, 27 vittorie interne, 17 pareggi, 17 esterne. Quindi un arbitro abbastanza casalingo, precedenti col Teramo, un solo precedente addirittura la Serie D 2010-2011, Rimini Teramo 1-1, segnò Di Paolo, e quest'anno ha diretto Prato Lucchese 4-3. Che hai fatto, Francesco? No, niente, ci ho fastidio qui. C'è un po' di mal di testa. Un po' di dermatite, sì. Un po' di mal di testa. Quarto anno. È un quarto anno. Come anche Valerio Colarossi, vediamolo, lui dirigerà l'Aquila Forlì, anche lui quarto anno, anche lui di Roma 2, e anche lui ha diretto più di 60 partite in Lega Pro, e anche lui è abbastanza casalingo, 28 gare vinte dalla squadra interna, 12 esterne, 23 pareggi. L'Aquila Prato, c'è il precedente di quest'anno, gol di Corapi e Bocalon, e poi due anni fa Gavorano L'Aquila 0-2, c'è anche un precedente dell'anno scorso, Forlì Sant'Arcangelo 0-1, quindi una sconfitta per il Forlì. Proviamo a vedere la formazione prossima del Forlì, che sarà la prossima avversaria dell'Aquila. Scotti in porta, poi Casini, Catacchini, Drudi e Turi, l'ex teatino che giocherà al posto dello squalificato Pastore. C'è un altro squalificato a centrocampo, è Pettarin, dovrebbe giocare Fantoni con Amlili e Arrigoni, Secas è infortunato, davanti Docente, Melandri e Capellini, che è un giocatore che è rientrato nelle ultime settimane. Noi siamo in dirittura d'arrivo, però rapidissimamente non vedremo la clip dei gol perché non abbiamo tempo, però voglio fare un ultimo giro partendo da Gaetano Lombardino. Pensierino in ottica della prossima partita del Teramo. Ma grande attenzione da parte del Teramo, perché ancora non è stato conquistato nulla, però andare in campo convinti di poter superare anche questo, che secondo me è l'ultimo ostacolo grosso. Sarai a Lungo Bisenzio?
Saremo lì insieme ad altri colleghi perché insomma comunque una partita importante, sì, la seguiremo. E potrebbe essere massimo anche la partita storica, quindi vedremo. Sarà difficile ma potenzialmente vedremo. Il primo match ball, quindi giusto dare la evidente attenzione. Ecco, Eustacchio non so se avrà tempo con una radiolina di seguire, però sarà molto concentrato perché la gara di domenica vale comunque l'accesso ai playoff, vero? Sì, sicuramente sì. Ai ragazzi del Teramo dico di rimanere concentrati come hanno fatto domenica il primo tempo e sicuramente raggiungeranno l'obiettivo. Io faccio in bocca al lupo Ercole Eustacchio affinché anche voi possiate raggiungere questo obiettivo, perché playoff più Coppa Italia sarebbe una bellissima stagione per un'angolana che veniva da una retrocessione, quindi in questi casi non è mai facile, lo sa bene anche Alfredo Natali che con il San Nicolo è retrocesso ma è tornato subito nella categoria superiore. Come si viene fuori da questi momenti di sconforto, no? Perché è sempre un fallimento più o meno grande quando si retrocede. San Nicolò è venuto fuori con un grande entusiasmo da parte di tutto il gruppo societario, soprattutto del presidente Giovanni, che ha subito creduto nel riportare in Serie D il San Nicolò, con un gruppo di dirigenti san nicolesi che sono entrati e hanno dato ancora più entusiasmo, e facendo le cose con tranquillità, serenità, senza grandi paternità. Senti, Epifani e Stivaletta dove li possiamo ritrovare tra qualche anno? Beh, ma guarda, ti dico, parte la grande stima e amicizia che ci lega con Massimo, credo che sia un tecnico che ormai potrebbe cominciare a pensare ad altre categorie, un grande lavoratore, grande attenzione in campo, fuori dal campo, con il gruppo dei giocatori. Ma Stivaletta, Cristian, spero di ritrovarne anche qualche un altro più su, perché devo dire che il gruppo un paio d'anni vissuti insieme a loro, insomma, sono migliorati tantissimo, perché con grande applicazione, grande forza di volontà, grande gruppo. De Santis che ha fatto anche due gol ad Agnone, ha giocato una buona gara anche a Celano, sono tanti. Direi tutti, perché non è solo Cristian, certo, che forse è quello che è stato messo più in vetrina. Assolutamente. Anche per l'età. Assolutamente. Voglio chiudere con Diego, quindi Francesco, pensierino anche per te. Pensierino, senza che mi ricordi il nome dell'arbitro, per cortesia fate sapere all'arbitro di Prato Teramo che se capita un'occasione come è capitata al fallo di La Padula al 94esimo o il primo minuto o il 94esimo, quel tipo di rigore va dato, semplicemente questo lo dovrei dire pure al designatore, ma il designatore è al di sopra, è quasi un dio sulla terra. Ha dato 24 rigori in 61 partite, quindi mi sembra che abbia una buona tendenza. No, perché qua adesso va tutto bene, siamo tutti contenti. Lì, se prendeva la punizione non giocava. Bravo, lì quel rigore lì, se non è rigore, significa che è simulazione. E se è simulazione, abbiamo rivisto che non era un rigore, quindi ne erano sette di rigori su quell'episodio. La Padula sarebbe stato squalificato e non avrebbe giocato a Prato. Ecco, quando poi mi dicono gli episodi e gli errori degli arbitri si compensano. Un errore oggi è completamente diverso da un errore alla quarta di andata. Certo, è detto tutto. Diego, a te l'ultimo pensierino. Insomma, un messaggio ai tifosi, a invadere Prato. Ecco, la palombella de Dios qua, di Lamezia. Guarda che gol bellissimo per chiudere una partita che il Teramo stava soffrendo in quel momento nello stadio di Ippolito. Aveva segnato Scipioni nel primo tempo e questo è l'altro gol, un po' più d'opportunismo, palo di Sassano che ora è alla Versa Normanna e poi tac, anche con la complicità di una piccola deviazione. Ecco i due gol di Cenciarelli. Ma te lo faccio io il pensierino finale, non c'è due senza tre. Con questo hai detto tutto. Io ho detto tutto, dici quello che ti pare. Però i tifosi, di qualcosa ai tifosi che insomma t'hanno anche sicuramente scritto. Sono sicuro che ci verranno a seguire in molti, quindi è chiaro che loro sono la nostra forza e spero comunque che vengano in massa, come sicuramente sarà.
Va bene, grazie Diego, in bocca al lupo per la tua carriera, ma soprattutto in bocca al lupo affinché questa stagione si concluda con quel sogno che tutti quanti hanno, sempre più concreto. Grazie a Francesco Di Francesco, che sta lì per scattare, i motori rombano, tra poco ci sarà lo scatto letale. Grazie a Diego Cenciarelli, a Alfredo Natali, a Ercole De Eustacchio, a Gaetano Lombardino. L'appuntamento è per Pro e Contro di mercoledì prossimo, chissà se parleremo dell'evento storico oppure ne accompagneremo le sorti per le prossime gare. Grazie ancora e buonanotte.